siamo qui, andiamo in diretta da Mantea, dopo derby tra San Mesella e Lamezia, per, diciamo, con Mister Fanello. Allora, Mister Fanello, dopo questo match si può dire ormai che il campionato sia torna un passo? Sicuramente il risultato del pareggio soddisfa più noi, anche se andiamo a vedere un pochettino l'andamento della gara, forse credo che ai punti avremmo meritato qualcosina in più, però ci teniamo il pareggio, ci teniamo la buona prestazione fatta. Resta il rammarico per le occasioni avute, magari soprattutto quelle mitiche occasioni avute il primo tempo, però poi nella prima vera occasione della Vigor abbiamo subito gol e forse il vero rammarico è questo, però lo accettiamo e andiamo avanti. Mister, io comunque dalla tribuna ho visto un rigore grande quanto una casa, anche se magari non me ne voglio neanche chiedere la Vigor, però il rigore c'era e la voglia si è vista tirare, poi voglio dire alla fine ecco... Ti rispondo sempre allo stesso modo, le decisioni arbitrali non le commenterò mai, né a favore né a sfavore, anche perché stiamo a commentare una decisione di un ragazzo forse di 20 anni che può sbagliare come sbagliamo noi. Sicuramente era un momento decisivo della gara, il rigore, possiamo nasconderci dietro un dito, il rigore era clamoroso, per essere obiettivo era clamoroso, non l'ha visto. Dopo la vittoria con la Morrone, è tutto nelle nostre mani, non possiamo nasconderci, eventualmente il campionato potremmo perderlo soltanto noi. Non dobbiamo fare l'errore adesso fatto sabato scorso a Rossano, perché domenica andiamo a Roseto, una squadra che lotta per salvarsi, dobbiamo andare lì e cercare di ottenere il massimo e poi pensare a alle partite successive che rimangono. Non è ancora finita, abbiamo un grosso margine, però dobbiamo ancora premere sull'acceleratore. Sì, c'è stata quell'occasionissima che poteva, diciamo, l'episodio che poteva cambiare il risultato, però alla fine non devo rimproverare niente ai ragazzi, abbiamo affrontato un'ottima squadra come il Sambiase che oggi ha dimostrato di meritare questo primo posto. Noi abbiamo cercato in tutti i modi di contrastarli, siamo da 13 giornate che non perdiamo e quindi anche oggi abbiamo dimostrato la nostra forza. Andiamo avanti e noi abbiamo sempre detto che il nostro obiettivo, se non è la porta, è quella finestra, quindi dobbiamo cercare adesso di raggiungere il secondo posto che credo sia alla nostra portata. C'è poco da rammaricarci perché abbiamo dato tutto, abbiamo fatto tutto per poter vincere e ripeto, abbiamo affrontato la prima della classe non per caso e quindi siamo contenti di come stiamo interpretando il nostro campionato.